Siamo sul Monte Tubenna. In realtà dovevamo essere sulla Cellica. Come siamo finiti qui è un fatto un po' complicato, ma partiamo dall'inizio di questa storia. Forse qualcuno si ricorderà che una volta con Maurizio provammo a salire sulla Cellica, però per il maltempo tornammo indietro. Vedi, quella là sarebbe stata la Cellica, guarda là che nuvole, guarda. Oltre a grandinare fa freddo. Quindi praticamente a un passo dalla vetta abbiamo rinunciato. Bisogna sempre avere rispetto della montagna. Se piove, si scende. Abbiamo deciso di ritornarci per anticiparci sul tempo, dormire direttamente qui con la tenda. Se non che una serie di sfortunati eventi hanno reso questa notte indimenticabile. La prima è che con la macchina ho sganciato una guarnizione dell'acqua del radiatore. Tira un po'. Ok, vai. Fermo, 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 fermo. No, No, aspetta, era come un rubuco, capito? Perciò ho andiamo. il buio, ho montato la tenda. Maurizio si sta occupando del cibo. Pollo pronto. Una volpe ci ha dato i tormenti stanotte. Abbiamo le testimonianze. E la volpe ha deciso di giocare. Stai rivedendo, Renzi? Sì. Siamo in tenda e c'è una volpe che ci sta rompendo il cazzo. Noi pensavamo in tenda stavamo al sicuro, invece è venuta già una volta a grattarci fuori. È bella e carina, non penso che attacchi. Beh, di attacchi non è diciamo. La notte è lunga. C'è anche l'ora legale, capito? Che Questa è notte lunga è la più notte. lunga. Avevo lasciato la GoPro fuori per fare un timelapse del cielo stellato. E la volpe. Adesso è qui. Adesso è qui. Abbiamo messo uno stoino davanti alla tenda. In più cani che ringhiavano e abbiamo deciso di dormire in macchina. La situazione è degenerata. In macchina, siamo finiti in macchina. Perché cani che abbaiavano, volpe che continuava a stare attorno alla tenda. Ciao, Mezzanotte ragazzi. 38, domani la sveglia sarebbe alle 5 e mezza. Abbandonata l'idea di salire sulla Cellica perché il problema della macchina impensieriva troppo e quindi abbiamo messo per tamponare il buco le salviette, diciamo, rispetto alla carta non si frantumano, però prendono forma perché c'è questo pezzo rotto da dove perde, quindi si è messa a incastro lì e abbiamo riempito l'acqua, stiamo monitorando, al momento perde poco, perde meno di quanto ne riusciamo a mettere mano a mano. Qui ci dobbiamo fare questi 30 km da Acerno per tornare almeno a Bellizzi e lasciarla lì dal meccanico. I signori vanno a funghi, ignari di quanto possa essere problematico questa tornata a casa. Il pezzo che si è rotto nel radiatore. Questo qui col ditino ce l'ho, vedi? Sì, è vero. Abbiamo cambiato macchina. Abbiamo fatto giusto cena e colazione Bed and ai breakfast. piedi della Cellica e adesso, per non perdere almeno la giornata, andiamo in una montagna vicina, qui il Tubenna, giusto per farci una piccola passeggiata. In realtà qui ci siamo già stati una quindicina d'anni fa, ho le testimonianze e non me la ricordavo così. Ho fatto una foto da qua, mi ricordo. Siamo sul Tubenna. Maurizio, sicuramente qualcuno ci correggerà. La montagna che vedete qui, Qui. quella lì è la Cellica, dove dovevamo essere stamattina, però non ci siamo arrivati. Vabbè, riprovvederemo. Poi verso destra abbiamo il Polveracchio, Eccolo alle lì. spalle Ceboli, giù c'è Monte Corvino. Poi lì in fondo, Questo persa qui. leggermente tra Le nubi. le nubi, Ecco
c'è l'Alburno. L'Alburno con il Monte della Nuda. Lì c'è dietro alle spalle il Cervati, monte più alto della Campania. Salutiamo Benny e Paolo, amici di quella avventura lì, perché anche sotto questa croce abbiamo una foto ricordo. Buonissimo, anche se in realtà quando tiene fame tutto è buonissimo, però è veramente buonissimo. Torniamo giù, dobbiamo arrivare lì.